Ciao artisti e benvenuti su Davide Giochi Channel, arte a 360 gradi. Io, nel video precedente, vi avevo detto che sono entrato. L'arte è sempre stato uno dei miei argomenti preferiti, quindi ho deciso di aprire un canale totalmente dedicato ad esso, in tutte le sue sfaccettature. Bene, ma che cos'è esattamente l'arte? Oggi voglio provare a dare una mia risposta a questo interrogativo e farvelo sapere, cercando anche di capire se siete d'accordo o in disaccordo con me. Ma prima di cominciare, se volete divertirvi ma allo stesso tempo acculturarvi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Dunque, vorrei iniziare con una piccolissima precisazione. Noi sentiamo spesso dire che l'arte deve essere libera da qualunque tipologia di imposizione. Per quanto riguarda l'aspetto analitico delle varie opere, direi di essere d'accordo. Ma se è vero che non ci dovrebbero essere vincoli di stampo morale, filosofico o spirituale, altrettanto non si può dire di quelli scientifici. Per quanto un artista possa essere libero di creare, di realizzare ciò che ha nella sua mente, per quanto riguarda i materiali e le modalità di realizzazione, ci saranno sempre vincoli di natura chimica e fisica ai quali egli si dovrà tenere, pena la non riuscita del suo capolavoro secondo le sue intenzioni. Volenti o nolenti, la scienza sovrasta e governa ogni aspetto della nostra vita, e l'arte non fa eccezione. In più ci è anche consentito organizzare degli schemi per fare delle suddivisioni in base ai sensi che le varie tipologie di arte coinvolgono. Un primo elenco ci suggerisce che da un lato abbiamo le arti visive, ovvero quelle che sono già pronte a disposizione del produttore, mentre dall'altro ci sono le arti performative, che cioè richiedono non soltanto di essere prodotte, ma anche eseguite. Un'ulteriore suddivisione, sempre basata sulle nostre percezioni sensoriali, è questa: arti visive, basate sulla vista, arti uditive, basate sull'udito, arti audiovisive, con l'udito delle prelimine. Infine c'è ancora una. Questa è stata stilata nel 1923 da Recupo Canuto e ampliata con le ultime due da Ludwig nel 1964. Nonostante sia incompleta, è ancora molto usata al giorno d'oggi per indicare le varie discipline. Altre classificazioni non dovrebbero essercene. Ok, fatta questa piccola premessa, cerchiamo finalmente di capire che cos'è l'arte. L'arte, nel suo significato più ampio, comprende ogni attività umana svolta singolarmente o collettivamente che porta a forme di creatività e espressione estetica, poggiando su accorgimenti tecnici, abilità innate o acquisite e norme comportamentali derivate dallo studio e dall'esperienza. Capito? Quindi, sostanzialmente, l'arte sarebbe un linguaggio, un modo che l'artista ha a disposizione per poter comunicare agli altri il suo mondo interiore, quello che c'è dentro la sua mente, la sua visione della società e del tempo in cui vive, per far riflettere tutti noi su qualcosa che esiste davvero o su un semplice sentimento astratto. Non importa che tipo di attività si decida di intraprendere. L'unica cosa che conta è armarsi dei determinati materiali tipici di quella disciplina e creare, realizzare, concretizzare. Se l'artista non lo fa, come fanno gli altri a capire quali sono i suoi stati d'animo? Non funziona come in certi film fantasy, dove un personaggio appoggia le sue mani sulle tempie di qualcuno e tramite i suoi poteri sovrannaturali fa vedere i suoi pensieri. Da un lato sarebbe figo, però se fosse fattibile non ci sarebbe bisogno di teatri, cinema, musei, gallerie, librerie, eccetera. E non potremmo lasciare tracce del nostro passato alle generazioni future. Tramite lo studio, l'esperienza, la riflessione e la creatività, chiunque può dare vita ad un'espressione estetica delle proprie interiorità. Comunque, come dicevo prima, tolti i precetti chimici e fisici sui quali deve basarsi la realizzazione dell'opera, tutto il resto non è una scienza esatta. È tutto relativo. Tanti filosofi e matematici hanno fatto dei tentativi per cercare di ingabbiarla in un codice oggettivo che prescindesse dall'epoca e dagli stili, che fosse univoco e laterale. Purtroppo per loro, ogni singolo tentativo si è rivelato infruttuoso. L'artista ci dà la possibilità di vedere il suo mondo, ma poi noi abbiamo la possibilità di vederci dentro il nostro. Una volta che l'opera d'arte è di chiunque, non è più nemmeno di quel determinato artista. E non è forse questo il bello? Ciò che non può essere davvero spiegato a parole, che è portatore di mistero, ci affascina, non è così? L'universo, che è un'altra cosa che nessuno riesce davvero a spiegare, è affascinante proprio perché nessuno è in grado di dedurne l'origine, di dire con certezza da dove arrivi e perché c'è. Ma a noi va bene così, no? A differenza della politica, l'arte è veramente democratica. Può
e deve essere un'arma contro l'apatia e l'ignoranza. Quindi la mia definizione finale e personale di arte è questa: disciplina che tramite lo studio e l'esperienza dà modo ad una persona di sfogarsi e di capire cosa vogliono veramente dire per lei le parole mondo e subconscio, con l'osservazione del primo concetto attraverso il secondo o con una riflessione che il secondo può avere con se stesso, sia un'opera d'arte, mostrando il tutto in un secondo momento a dei fruitori. Essi possono fare altrettanto, mettendo a confronto il loro mondo e il loro subconscio con quelli dell'artista. Che dite? Vi piace come definizione personale? Magari scrivetemi nei commenti che cosa pensate di tutto quello che vi ho detto. Se ho tralasciato qualcosa, se volete aggiungere qualcosa su un tassello che pensate sia fondamentale per voi. Per oggi credo di aver dato, ma voglio lasciarvi con un piccolo suggerimento. Se per caso doveste incontrare qualcuno che sostiene che l'arte sia inutile, ditegli di provare a passare questo brutto periodo, che per fortuna si è attenuato ma che è ben lungi dall'essere finito, senza guardare film o quadri, senza leggere libri, ascoltare musica, eccetera. Vedrete che si ricarderà in un batter d'occhio. E se invece non dovesse farlo, beh, a quel punto dategli un calcio nel culo ben assestato. Ok artisti, il video finisce qui. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like, commentate che mi fa sempre piacere e iscrivetevi al canale. Seguitemi anche sugli altri miei profili social, link nella descrizione. Condividete il video con tutti i vostri amici, familiari e conoscenti e cliccate anche sull'end card. Oh, e se per caso volete che parli di qualcuno o qualcosa in particolare, chiedetemelo, sono sempre aperto ai video su richiesta. Vi aspetto sempre qui, al prossimo episodio del Davide Giochi Channel, arte a 360 gradi. Ciao!